Noi italiani qua in Svezia, ovviamente non tutti, io parlo a nome mio e ovviamente di un gruppo di italiani che si sentono un po' minacciati e preoccupati per il modo in cui si sta affrontando qua in Svezia, perché allora le misure che sono state adottate sono molto molto leggere rispetto a quelle adottate nel resto dei paesi. Le restrizioni che ci sono qua sono rispetto agli eventi con più di 500 persone. Le scuole sono aperte per i ragazzi e i bambini sotto i 16 anni, quindi solamente le scuole superiori e le università possono adottare il metodo del distance learning. Le altre vanno tranquillamente a scuola. I bar, i ristoranti, è tutto aperto. L'unica restrizione è che viene concesso solamente il servizio ai tavoli. Le palestre sono aperte. Il primo ministro, quello che ha detto durante appunto il discorso che ha fatto alla nazione, è stato che i cittadini dovevano da soli, insomma, affrontare con responsabilità la situazione, però non è chiaro il modo in cui i cittadini dovrebbero affrontare la situazione. Quello che dicono le autorità è che solamente le persone sintomatiche sono contagiose. E questa cosa ci preoccupa molto. Non preoccupa solo me, a quanto pare, ma anche più di 1.000 medici dell'ospedale universitario più grande di Stoccolma, che è il Karolinska, che hanno scritto una lettera aperta al governo in cui si chiede insomma, di abbandonare questa strategia e di prendere delle misure serie. Tutti ormai sono rassegnati al fatto che qua, insomma, questo virus ormai si deve lasciare correre. C'è chi non vede l'ora di prendere questo virus, così finisce tutto prima. Gli svedesi tendono a fidarsi ciecamente di quello che il governo dice, perché comunque qua c'è un benessere, comunque si sta bene in Svezia in genere, quindi la popolazione si sente molto, sempre molto protetta dal governo. Quindi anche in questo caso loro dicono, l'Agenzia per la Salute Pubblica, il governo ci dicono certe cose, il Karolinska ne dice altre. Quindi la maggior parte degli svedesi noto che si fida ciecamente di quello che fa il governo. Qua i numeri sono anche molto bassi poi, perché comunque si è smesso di fare il test anche per i sintomatici già da molto. Quindi non si possono sapere quali sono i numeri reali del contagio. Già ieri comunque c'è stato un numero di decessi che si è raddoppiato nel giro di 24 ore. Nonostante siano comunque molto bassi i numeri, noi siamo preoccupati per quello che succederà tra poco, vista la situazione che c'è fuori. Per esempio, anche i trasporti pubblici sono stati dimezzati, perciò le persone sono tutte sui pullman, sono tutti appiccicati. Sono stati ordinati diversi container refrigerati per quelli che saranno i morti a causa della pandemia. Ci ha lasciato abbastanza basiti. Quello che dicono gli ospedali è che sì, loro sperano nel meglio, ma sono comunque preparati anche al peggio. Da una parte sentiamo le infermiere, lo staff ospedaliero che dice che non hanno abbastanza indumenti protettivi, mascherine, eccetera, eccetera, però dall'altra si ordinano invece container per quelli che saranno poi decessi. Questa cosa ci ha lasciato abbastanza scioccati. Quello che abbiamo potuto vedere, insomma, la risposta del Karolinska, che è l'ospedale appunto universitario più grande di Stoccolma, è stata questa, di appunto preoccupazione nei confronti dell'atteggiamento adottato dal governo. Molti, molti medici ricercatori hanno firmato questa sorta di lettera aperta di petizione. Ci sono anche invece quelli che sono d'accordo. Abbiamo visto diversi articoli, per esempio The Guardian o altri Daily Mail, insomma, dalla Gran Bretagna, stanno guardando un po' alla Svezia anche loro con preoccupazione, anche perché io credo che questa sia una cosa che poi andrà a ripercuotersi anche verso gli altri stati, perché la Svezia non può rimanere l'unico paese europeo a non adottare misure, quindi a lasciare che ci sia un po' il contagio libero fra i giovani senza che ci siano ripercussioni anche sulle altre nazioni, almeno questo è quello che credo.